finalmente, dopo un secolo, mi scuso tantissimo per l'assenza, ma davvero ho avuto un periodo di stop, di stand by, non so il motivo, cioè all'inizio era colpa della scuola, poi nell'ultimo periodo sarà l'inizio dell'estate, dell'estate, cose così, però davvero non avevo un secondo di tempo o di voglia, detto sinceramente, per registrare un video. Comunque, sono tornata con il video sui preferiti di maggio. Oggi è il 10 ed esattamente un mese fa è uscito il video dei preferiti di aprile. Qui mi raccomando, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Bando alle ciance e cominciamo subito. Allora, questo mese, per quanto riguarda le canzoni, ne ho tre da farvi sentire e sono canzoni comunque due che sono uscite da poco e una che è già vecchiotta ormai ma che ho riscoperto nell'ultimo periodo e che mi piace davvero un sacco. Parto con questa che adoro assolutamente. Se partisse. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare, la voglia di cantare. Cercavo il tuo sorriso in quello delle altre persone, ma qua nessuno mi sorride come lo facevi tu. Per ricordarti non mi serve una canzone, sono un supereroe, combatterò per noi ma lo farò qua giù. Nobody sees, nobody knows, we are a secret. Be exposed, that's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other. Per quanto riguarda il libro del mese, invece, questo mese ce ne sono due. Uno è My Dilemma Is You 1, che mi è stato regalato per il compleanno e che ho adorato, è sempre in genere after, tipo quella roba lì. E è fantastico, mi prendono un sacco questi libri e aspetto solo che mi mamma mi finanzi il secondo e non vedo l'ora di leggerlo davvero. Poi, come può mancare, Succede di Sofia Viscardi. Questo libro è stato qualcosa di fantastico, davvero. Parlando invece di film, questo mese non sono andata al cinema parecchie volte, ci sono andata solo due volte, sono andata a vedere tutte e due volte con mio fratello e sono andata a vedere X-Men Apocalisse, che è stato carino, dai, e pensavo peggio. E poi Worldcraft si chiama, credo di sì, e mi ha mezzo costretto ad andarlo a vedere, pensavo molto peggio, devo dire, ed è fatto bene comunque, perché cioè è ovvio che sia finto, però gli effetti speciali sono fatti molto bene, non è. Parlando invece di scarpe, questo mese ho usato un sacco le mie Simil Vans Tarocche bianche, sono ormai grigie ma va bene, quindi queste qua semplicissime perché il caldo, l'estate, tutto, mi metto sempre colori chiari o comunque cose con cui vanno abbinate più scarpe bianche di quelle nere che uso. Invece, per quanto riguarda il capo di abbigliamento, questo mese ho usato un sacco di pantaloncini a vita alta, questi qua oltretutto sono nuovi di Bershka, e poi il vestito che indosso, che vi farò vedere meglio, e che anche questo di Bershka l'ho pagato pochissimo ed è qualcosa che adoro, è bellissimo, un sacco. Profumo, sempre quello, solito e amato, 1 million. Trucco invece direi che più o meno è lo stesso del mese scorso, quindi eyeliner, mascara e rossetto, però con l'aggiunta di un po' di ombretto, ogni tanto quando ne voce. Parlando invece del prodotto beauty, questo mese ho indossato un sacco rispetto al mio solito, lo smalto, e non so se si vede, comunque sempre rimanendo sul bianco, il turchese, colori molto tenui e chiari, e sia perché ho pochissimi smalti, col fatto che col trasloco tutti quelli che avevo li ho persi, e sia perché comunque sono i colori che preferisco, perché risaltano di più sull'abbronzatura e quindi ci sta. Parlando invece di accessori, che io la intendo come accessori generali, non accessori tipo braccialetti, collane, e sono tornata ad usare un sacco la borsa e in prevalenza la mia simil Louis Vuitton, che ci sta dentro il mondo, e poi sono tornata ad utilizzare, perché la mia non funzionava più, me l'hanno riregalata, la cassa, questa qua,
che tu attacchi in doccia con la ventosa alla parete e poi niente, puoi anche telefonare volendo, però ti ascolti la musica col bluetooth dal telefono, la cambi, metti in pausa e è carina, ci sta un sacco. Io che ascolto sempre la musica ovunque, questa mi ha salvato la vita. Infine, parlando di delle cose belle e delle cose brutte, allora, cose belle, che dire, è finita la scuola finalmente e mi ha fatto davvero davvero dannare, ma se Dio vuole sono uscita senza debiti, promossa, yeah! Quindi è iniziata l'estate, per modo di dire, perché c'è un tempo qui a Bologna che fa veramente schifo, si alterna a giornate di sole caldo assurdo, a giornate di pioggia, freddo, per me non è freddo, per me è la temperatura ideale, però è che con temperature più basse e umidità a livelli abissali, davvero, una cosa assurda. Anche questo mese sono andata a un sacco di feste, ma poi adesso che inizia, sta iniziando piano piano l'estate, comunque non c'è scuola, niente, le discoteche si fanno valere. E i rapporti con certe persone importanti davvero stanno andando a gonfie vene, se Dio vuole, e ne sono davvero felice. E finalmente è arrivata la tanto attesa patente, ovviamente non per la macchina perché non sono maggiorenne purtroppo, ma sono riuscita a passare subito al primo colpo la patente per il 125 e quindi manca solo la moto adesso, però non so se arriverà, spero di sì, però intanto la patente dai, quindi nel caso mi sono avvantaggiata per quella della macchina, se proprio. Questo mese c'è stato l'incontro a Bologna di Sofia Viscardi, sono andata, sono stata un sacco di ore in fila, le avevo scritto una lettera, avevo portato anche il cane per non lasciarlo a casa e poi alla fine non l'ho vista perché bisognava aver comprato il libro in quella libreria lì e io l'avevo preordinato addirittura e mi era arrivato lo stesso giorno che era uscito nelle librerie, ma io non lo sapevo, nessuno aveva detto niente, quindi non avevo il bus, quindi sarei dovuta rimanere lì in fila fino alle 8 di sera se tutto andava bene, se non oltre, perché ovviamente Sofia, se ne avesse voluto voglia, cosa che ha avuto da quello che ho capito, sarebbe rimasta fino in fondo, dopo aver firmato tutte 700 le persone che avevano il pass, sarebbe rimasta per quelli che non avevano il pass ma che comunque avevano il libro. Solo che io la sera avevo una festa, non potevo non andare e quindi alla fine non mi sono persa Sofia e ci sono rimasta davvero malissimo e spero che torni. L'ultima cosa negativa del mese è che ho avuto la conferma che al mondo c'è della gente di merda. Cioè, brutto da dire, cioè quello già si sapeva, però parlo dei miei amici. Amici, parliamone, persone che consideravo tali. Quindi niente, questo video è giunto al termine, spero vi sia piaciuto, spero che non duri un'eternità. Scusatemi ancora tantissimo per l'assenza, mettete un bel pollice in su e iscrivetevi che tanto non vi costa nulla. Un bacio, ciao!